Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. Sto riprendendo dallo stesso punto dello scorso episodio della Torre dell'Aquila perché oggi andremo a affrontare, penso che sia l'ultimo dungeon di oggi, di questa nuova avventura targata The Legend of Zelda. Aiuto, qualcuno mi aiuti, Marin, come hai fatto a venire in quel ponte? Non ci credo, c'è Marin, non sapevo che succedeva qualcosa durante il nostro tragitto. Oh, gamerini, oh Link... Dei brutti mostracci mi hanno presa, mi hanno lasciata quassù. Come faccio adesso? Ho troppa paura di cadere. Lo so, anch'io ci avrei molta paura, sinceramente. Fra? Non ci credo, sono un mago. Oh, che spavento! Grazie, gamerini, grazie, Link. Ma non c'è di che, Marin. Senti, gamerini, ti volevo dire una cosa, ecco. Io non so come dire, ma... Marin! C'è Tarin, c'è Tarin. Ehi, Tarin! Ah, scusa, ma devo proprio andare. Non ci credo, mi stava dicendo una cosa veramente importante. Arriva Tarin, maledizione Tarin. Però mi sembra nel momento sbagliato, cavolo. Raga, sentite? È arrivato il nostro amico Gufo. Ciao, Gufo! La canzone che quella fanciulla stava cantando al cospetto dell'uovo è la ballata del pescevento. Si tratta della melodia che annuncia l'ora del risveglio. Quindi Marin stava davvero cercando di risvegliare il pescevento? Il prossimo strumento è la rocca tartaruga, sulla parte occidentale delle montagne. Soffia vita nella roccia a forma di tartaruga e mostra il tuo coraggio. Il pescevento ti attende! Non ci credo, dai così, Fra... No? Ah, ok, ok. No! Cos'è? Vai, 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 spalati, spalati, spalati. Ok, good, ok, si sta distruggendo. Si sta distruggendo, vai. Colpisci, colpisci, colpisci. No, ok, aspettiamo un attimo. Ok, vai. Ok, ok, possiamo colpirlo. Possiamo colpirlo, Fra. Vai, 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 colpisci, colpisci. Vai, colpisci, così. Capito tutto. Ah, ok, ok, adesso. Ok, così, good, nice. Abbiamo sconfitto questo mini boss. Da come sembra. Ok, dammi la fatina, grazie mille. Questa cos'è, l'entrata per il nuovo dungeon? Chi lo sa? Mi raccomando, ragazzi, massimo supporto. Ok, rocca tartaruga. Ragazzi, ci siamo. Ultimo dungeon di questa meravigliosa avventura con il nostro piccolo amico Link. Cosa devo fare? Dove è andato? Ok. Ok. Cosa devo fare? Non ne ho la più pallida idea. Frecce. Ok, le frecce. Però ne devo consumare veramente tante. Ok, bene, 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 bene. Proviamo ad andare da qualche parte. Andiamo da qualche parte che sinceramente non ne ho la più pallida idea dove andare. Dunque... Cerchiamo un attimino di distruggere questi due mostri che io odio. Ok. Ok, delle polverine che mi sembrano molto utili. Ok, nice. Fatina qua. Ok, perfetto. Ok. Ci sono tantissime porte, devo essere sincero. Non ci credo. Chi si rivede, caro amico? Eccolo qua, Ronaldinho. Aia. Ah, non ci credo. Vaffanculo, vaffanculo. Lui è precisissimo. Ah, scappa, scappa. Ah. Scappa, scappa! Ah, ah, sei morto! Ah, ah, te l'avevo detto che morivi! Va bene, dai, 2-0 per me, 2-0, piccolo mostriciattolo. Guardiamo dove devo andare. Oh mio Dio, che strada lunga, ragazzi. È un dungeon veramente molto complicato questo, eh. Ci aspetta un dungeon davvero complicatissimo. Oh mio Dio, ragazzi, sembra veramente troppo complicato questo dungeon, eh. Veramente una sfida, veramente molto complicato. Guardiamo se riesco a spostare qualcosa, a vedere per una challenge qualcosa, qualche sfida, no. Ah, ok, un altro mini boss, perfetto. Questo qua come si sconfigge? Cosa vuoi te? No, 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 non ci pensare neanche tu. Ok, già morto, perfetto, GG man. Sei stato veramente un mini boss eccellente, devo essere sincero. Dammi la fatina, grazie mille, qua ci sono porte sospette, no, ok, andiamo avanti. Fatemi vedere una cosa, visto che si riesce a completare tutto, non vorrei che ci fosse qualcosa da completare. Che guardiamo insieme se è così o mi sto sbagliando. È così, Fra, ormai io conosco a memoria Zelda. Ormai lo conosco, ormai lo conosco. Delle rupie, voglio questo cavolo di
Bussola e mappa del labirinto, grazie mille. Guardiamo dove andare, devo essere sincero. Giù, dove si va giù? Ok. Boomerang, grazie. No, ho sbagliato. Ok, non è morto. Ok, apriamo. Un'altra rupia, raga. Un'altra rupia. Cosa ci devo fare con le vostre rupie, che ormai siamo a fine gioco? Non ho la più pallida, non cadere, madonna mia. Ok, qua dove si va, ragazzi? Oh mio Dio, un altro mini boss. Oh mio Dio, quanti mini boss ci sono, fra? Ok, mori. Oh mio Dio, raga. 3 colpi, morite tutti. Ma siete troppo facilissimi. Troppo facile per essere l'ultimo dungeon, raga. C'è qualcosa sotto, eh. C'è qualcosa sotto e mi fa veramente tanta tanta paura, eh. Beh, noi continuiamo ad andare sempre più giù possibile. Ok. Ok, aspetta. Via. Ok. Perfetto, raga. Distruggiamo tutto. Tutti morti. Good. Apriamo, guardiamo cosa c'è. Oh, finalmente la bussola che ci permette di trovare gli scrigni, il guardiano, le chiavi, piccole chiavi del guardiano. Ok, ragazzi, piano piano ce la stiamo facendo, eh. Ci stiamo riuscendo piano piano. Chi va piano va sano e lontano. Importante, ragazzi, trovare sempre più cose da fare. Ok, lì c'è una porta, ma qua c'è una scala. Da dove cavolo andiamo, fra? Oh mio Dio, ma questo dungeon qua è veramente fuori di testa. Questo qua è fuori di testa, davvero. Oh, cos'è, raga? Hai ottenuto la bacchetta magica. Adesso puoi divertirti dando fuoco a tutto. Bellissimo, fra. Fatemelo provare. Non ci credo, fra. Bellissimo. Ok, ci siamo. Ok. Dovrebbe essere una... Oh, finalmente, ragazzi, ci siamo. Finalmente. L'ultima porta. Oh mio Dio, fra. Ok, vai. Questo qua dovrebbe essere anche abbastanza facilino come boss. C'è da colpirli il dietro, dunque dovrebbe essere abbastanza facile. In teoria. In pratica non si sa. Però speriamo di non morire sinceramente contro questo boss, perché mi farebbe... mi darebbe molto molto fastidio sinceramente morire per questo boss. Inutile. Che tanto dobbiamo aspettare. Secondo me questo qua è l'ultimo colpo, fra. Secondo me. Ok, no, non è vero. Allora è l'altro. L'altro colpo è l'ultimo. Ok, 3, 2, 1, salta. Ok, non è ancora? Oh mio Dio. Se noi facciamo una roba del genere. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, fra. Dai, sempre più avanti. Sempre verso la fine del gioco. Siamo veramente molto molto vicini. Fatina, grazie mille. Almeno ho recuperato un po' di vita. Dai, ti prego, non sbagliare. Dai così, fra. Dai così, boys. Dai così, gamer. Dai così, su. Chiave del boss. La chiave del boss, sì, dai così, raga. Chiave del boss ottenuta. Adesso andiamo subito a sconfiggere questo nuovo boss. E mi raccomando, ragazzi, io sono pronto, voi siete pronti. Mi raccomando, un bel pollicione in su per il nostro piccolo amico Link, che dovrà affrontare forse il suo ultimo boss battle di The Legend of Zelda Link's Awakening. Let's go! Non proseguirai oltre, moscerino. Non ti permetterò di suonare gli strumenti delle sirene. Chi è? Una palla di fuoco? Non l'ho mai visto questo qua. Testa calda. Ah beh, tanto per cambiare, testa calda. Ok. Cosa bisogna fare, fra? Non ne ho la più pallida idea. Ok, il fuoco non mi serve una ceppa lepa di niente. Fra? Non l'ho capita. Ok, aspettate un attimo. Fatemi un attimo vedere con il boomerang, forse. Ok, fra, l'avete capita? Con il fuoco, bellissimo. È diventata pietra, praticamente. Bellissimo, fra. Vai, muori. Ok, da dietro. Ok, grande. Abbiamo sconfitto anche l'ultimo boss. No, perché sei venuto qui? Se la smettessi di impicciarti, tutto potrebbe rimanere come adesso. Tanto non riuscirai mai a svegliare il pesce vento. Perché? Ricordatelo bene, anche tu sei parte del sogno. Vedete, ragazzi, tutti dicono la stessa cosa. Chi avrà ragione, il pesce vento o i mostri che sconfiggiamo ogni volta? Chi lo sa, ragazzi, io sono veramente molto molto curioso. Ok, un altro portacuore a noi, perfetto. E sono curioso di vedere qual è l'ottavo strumento musicale. Sono veramente molto molto curioso. È stata veramente una bella boss battle, veramente molto carina. Devo essere sincero. Oh, ok, perfetto. Hai ottenuto il tamburo del tuono. Sentiamo Link suonare questo tamburo del tuono. Let's go. Ok,
ragazzi, suona veramente bene ogni singolo strumento musicale questo giovane Link. Guardiamo se viene anche il gufo che ci viene a parlare un attimino di quello che sta succedendo. Il momento è giunto, il sacro uovo ti chiama. Molto interessante, non vedo l'ora di scoprire che cosa succede d'ora in poi. Ok ragazzi, allora adesso in teoria dovremo andare all'uovo per suonare gli 8 strumenti musicali, ma lo faremo nel prossimo episodio. E niente ragazzi, mi raccomando, massimo supporto anche per questo nuovo episodio, secondo me dovrebbe essere il penultimo episodio di questa fantastica serie di The Legend of Zelda Link's Awakening. E niente ragazzi, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao, gamer!